si è conclusa intorno alle 17 la seconda giornata della maxi ispezione nell'ex hotel Astor, il palazzo dove è scomparsa il 10 giugno scorso la piccola Cata. I controlli sono iniziati intorno alle ore 8:30 di questa mattina. Oggi sono stati impiegati anche due autospurghi per svuotare i pozzi neri. Nel pomeriggio i legali della famiglia di Cata hanno presentato formale istanza per effettuare, nei loro diritti, un proprio sopralluogo dentro l'ex hotel Astor. In caso di autorizzazione, fanno sapere gli avvocati, sarà organizzato un sopralluogo coi genitori della bambina. Un sottomarino usato per portare gruppi di turisti a vedere il relitto del Titanic ha fatto perdere le proprie tracce nell'Oceano Atlantico, al largo del continente americano. Lo riferisce la BBC, precisando che è scattato l'allarme ed è stato dato il via alle ricerche. Al momento non è chiaro se a bordo del mini sommergibile scomparso vi fossero visitatori o solo membri dell'equipaggio. Per ora è considerato disperso. Al via nell'aula della Camera la discussione generale sulla proposta di legge in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. La gestazione per altri è quella forma di procreazione assistita che prevede che la gravidanza sia portata avanti da una persona per conto di altre che, per condizione o per patologia, non possono avere dei figli. Genitori non criminali, questo è il sintetico concetto scritto in un cartello esposto da Riccardo Maggi, il segretario di Più Europa, intervenendo al dibattito generale alla Camera sul provvedimento che prevede la maternità surrogata come reato universale. Maggi ha esposto il cartello insieme al compagno di partito Benedetto Della Vedova. Il governo lavora a un provvedimento per definire le procedure di ricostruzione nei territori colpiti da calamità, dopo lo stato di emergenza. Un disegno di legge su questo tema dovrebbe approdare nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri prevista giovedì pomeriggio. La riforma passa al Parlamento e quindi il Parlamento, nella sua sovranità, deciderà come procedere, ha spiegato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito alla riforma della giustizia. Noi interverremo per attuare completamente l'articolo 15 della Costituzione, che afferma la libertà e la segretezza delle conversazioni, ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. In questo momento siamo intervenuti parzialmente per tutelare il terzo, cioè la persona che viene citata nelle conversazioni di altri, ma successivamente interverremo anche per tutelare la dignità e la libertà delle persone che parlano e devono parlare fra di loro in riservatezza, perché la riservatezza è l'altro lato della libertà, naturalmente senza compromettere le indagini per i grandi crimini della delinquenza organizzata. La premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron si incontreranno domani pomeriggio all'Eliseo. La presidente del Consiglio sarà domani a Parigi per promuovere la candidatura di Roma all'Expo 2030. Le relazioni bilaterali che uniscono la Francia e l'Italia in particolare, l'attuazione del Trattato del Quirinale, ma anche questioni europee e comune sostegno all'Ucraina. Questi i temi sul tavolo, secondo quanto si legge in una nota diffusa dalla presidenza francese. I loro scambi, conclude l'Eliseo, saranno l'occasione di ribadire il loro sostegno comune all'Ucraina sulle questioni militare, umanitaria, economica, diplomatica e giudiziaria.